Watching as 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Da quasi 7 ore la navicella spaziale Apollo 8 viaggia verso la Luna. Gli astronauti americani Borman, Lovell e Anders hanno dunque trascorso nello spazio extraterrestre un decimo del tempo necessario, sono 66 ore, per raggiungere le vicinanze del nostro satellite naturale. Eccolo il Saturno 5. Alla sua costruzione hanno partecipato 350.000 fra scienziati, ingegneri, tecnici ed operai e più di 20.000 compagnie industriali. Queste cifre non vi appariranno esagerate se pensate che il razzo è formato da 3 milioni di differenti parti. Ma seguiamo per un istante queste immagini riprese da una telecamera montata su un aereo a reazione in volo ad alta quota. Il Saturno 5, la creatura di von Braun, spinto dai 5 motori del suo primo stadio, viaggia alla velocità di 9.500 km l'ora. Una vera e propria nave spaziale che pesa più di 3.000 tonnellate e che sta bruciando ora, ogni secondo, 15.000 litri di carburante. Tra poco, a 2 minuti e mezzo dal lancio, assisteremo al distacco del primo stadio, che ha portato l'Apollo a 60 km d'altezza dalla Terra. Il secondo stadio ha spinto il veicolo spaziale in 6 minuti a un'altezza di 189 km. Poi, il terzo stadio, lo stesso che ha fatto compiere all'Apollo il primo balzo verso la Luna, ha immesso la navicella di Borman, Lovell e Anders in orbita intorno alla Terra. Il momento è storico. Per la prima volta degli uomini si trovano veramente fuori del mondo. Ed ora vediamo le prime fotografie tratte dal film a colori ripresi da Borman, Lovell e Anders durante il volo dell'Apollo 8. Ecco la Terra, la vedete, eccola, è apparsa ai primi uomini che hanno avuto il privilegio di ammirarla come un mezzo disco azzurro rilucente su un fondo nero come di velluto. In basso c'è la Luna con la linea dell'orizzonte ondulata. Ora un'immagine della Terra più grande, più ravvicinata. Sono visibili l'Atlantico e i continenti che nel film a colori appaiono marroni. Qui è ben visibile tutto l'emisfero occidentale con le due Americhe e la gobba dell'Africa. All'altezza degli Stati Uniti è apparsa una grande formazione di nubi, proprio il vortice del ciclone. Ed eccoci sulla Luna, così arida e accidentata, si capisce ora meglio cosa voleva dire Borman quando la definì un luogo non molto invitante per viverci e lavorarci. Ci sono crateri di ogni dimensione, molti di essi appaiono molto erosi con gli orli in sfacelo, poi incisioni leggere e nette sulla superficie lunare. E si notano anche linee, corrugamenti che danno l'impressione di tracce lasciate da animali su una distesa nevosa. Nel film a colori la Luna appare verdastra, mentre Borman, Lovell e Anders avevano affermato che essa era grigia. Ora è possibile che il colore verdastro sia dovuto a qualche deposito formatosi sul vetro degli oblò che ha agito da filtro e ha fatto apparire verdastro il colore grigio.